I sogni non hanno età e il volo non ha età, quindi le proprie passioni vanno perseguite sempre nel momento in cui uno si sente pronto. Bisogna farlo, non ci sono scuse, bisogna farlo. Bibbiena, terra di campioni. Dopo i successi nel mondo dell'e-bike di Roberto Fabbri, arriva infatti il risultato di Silvia Ciampelli, cinquantenne, infermiera dell'ospedale della Vallata, che è salita adesso sullo scalino più alto del podio nel campionato italiano Acrobazia Alianti categoria avanzata 2020. Una bella soddisfazione, non credevo di arrivarci. Sono felicissima per i risultati ottenuti, perché il volo non ha età e i sogni non hanno limiti, quindi sono veramente felice e ancora più motivata ad andare avanti. Spero di andare ancora avanti, di arrivare ai mondiali e di vincerli e portare il Casentino anche fuori dall'Italia. Silvia è tra le quattro donne italiane che pratica l'acrobazia con gli alianti e la prima a conquistare un titolo così prestigioso. Siamo davvero tantissimo orgogliosi di questo risultato, di avere una concittadina che porta il nome di Bibbiena del Casentino in Italia e nel mondo. Un esempio davvero per tanti di noi, uomini o donne, bambini o bambine che siano, un esempio di tenacia, di passione soprattutto, perché Silvia non lo fa di lavoro ma lo fa per passione, e quindi questa è la cosa più bella. Peraltro, per andare al mondiale credo che da appassionata e non da professionista del settore avrà bisogno anche di un appoggio, magari anche a livello di sponsor, quindi il mio è anche un appello per le imprese del territorio. L'aiuterò ovviamente in questo, perché l'obiettivo è quello di riuscire ad andare al mondiale. Serve ovviamente preparazione, e questo ce ne metterà tutta lei, ma serve anche una base economica per poter sostenere le spese, quindi davvero io confido anche nelle aziende del nostro territorio, come sempre hanno fatto, per poterla appoggiare in questo sogno che è un po' un sogno di tutti noi.